Questo programma è offerto da Credito Bergamasco, passione e sensibilità per lo sport. Mauro Sport, Wilson, il negozio di fiducia dei tennisti bergamaschi. Con Sella TV, ma soprattutto con l'Accademia dello Sport per la Solidarietà, una nuova serata dedicata chiaramente al Tennis VIP 2014 al Centro Mongodi di Cividino. Bene, come al solito siamo in differita di 24 ore, ci troviamo nella serata del lunedì, ha fatto la sua comparsa come da tradizione anche qualche goccia d'acqua, ma non fregano certamente i partecipanti, soprattutto i tanti personaggi che animano questo centro, che con le loro partite tennis si divertono, chiaramente si prendono in giro, ma soprattutto fanno del bene, quindi con la solidarietà e l'Accademia dello Sport prosegue con questo Centro Mongodi di Cividino per una nuova puntata del Tennis VIP. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher. Allora il grande Verona che ritorna puntualmente a far visita al Tennis VIP con Sacchetti e Penzo, ormai coppia collaudata, oltre che in campo all'epoca, magari in queste sfide che fate ancora abitualmente, perché sappiamo che settimanalmente vi divertite a giocare a calcio, ma soprattutto nel tennis, e qui parliamo di tennis e di beneficenza. No, beh, è anche naturale, cioè, il calcio l'abbiamo accantonato, ma da pochissimo, perché siamo reduci da una trasferta ad Arezzo, sempre per beneficenza e per solidarietà. Però qui ci si torna sempre con uno spirito rinnovato, è sempre un piacere. Poi al di là di giocare con Gigi, non ci alleniamo mai durante l'anno, però una certa intesa ce l'abbiamo ancora. Qual è il colpo che ti fa arrabbiare di Sacchetti, che non ha nella racchetta? No, la pazienza. Ecco, invece Sacchetti, che sappiamo anche ormai amante del mondo del golf, tutto quello che è sport, è un piacere tutto sommato, e oltre a ritornare con l'invito di Giovanni Licini, domanda reciproca, cosa ti fa arrabbiare di Penzo? Che non gli sta mai bene niente, Nico non gli sta mai bene niente, qualunque cosa faccia non va bene. E questa è una sua prerogativa, però è anche positivo, perché quando non ti sta mai bene niente devi sempre migliorare, insomma. Senti, hai visto che siamo quasi arrivati a un record storico, ormai non si sa se sarà questo 2014 o il prossimo, ma lì è una cifra che dice 1 milione di euro di beneficenza. Ho letto, e questa è una cosa bellissima, devo fare i complimenti a Giovanni, perché lo conosco, ma a tutti voi dell'organizzazione, perché state facendo qualcosa di veramente meraviglioso. Noi stiamo nel nostro piccolo, anche come ex Giallo Blu, stiamo facendo beneficenza e vediamo quanto è bello andare in giro e vedere i sorrisi dei bambini o della gente che ha bisogno, è meraviglioso. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Ci respira ancora aria di calcio al Tennis VIP 2014 con Tullio Gritti, che i gol li faceva così come se fossero noccioline, e Chicco Guidotti, che è il figlio del presidente della mitica promozione del Verona, dello scudetto del Verona, quello con Bagnoli che fu portato in trionfo a Bergamo, neanche a farla apposta. Qui c'è un cordone ombelicale, tutto sommato, venire a Bergamo per un aspetto di solidarietà e di beneficenza. Io poi sono veramente felice di essere
essere qui, perché è un paio d'anni che me ne parlano in maniera entusiasta i nostri amici, per cui vengo con immenso piacere. Quindi hai avuto modo di allenarti? No, ma io giocando un pochino meno a calcio per ovvie ragioni anagrafiche mantengo un buon rapporto col tennis, cioè gioco a tennis, purtroppo è uno sport dove c'è anche la racchetta ed è l'attrezzo ci mette un pochino in difficoltà. Abbiamo scoperto che Tullio Grilli si è portato un compagno forte quest'anno. Quest'anno l'ho scelto giusto, l'anno scorso siamo stati un attimino in difficoltà perché già lo sono io, se poi porto anche uno che è più in difficoltà di me, ho portato un rinforzo importante e spero di fare una figura un po' migliore di quella dell'anno scorso. Ecco, la bellezza di questo tennis VIP è quello, chiaramente la finalità benefica e solidarietà, lo diciamo tutti, ma ormai si sta quasi raggiungendo il milione di euro come traguardo e anche quest'anno ci saranno nuove 4 associazioni che saranno così coccolate da quello che è la vostra presenza, tutto quello che chiaramente si riesce a raccogliere in queste grandi manifestazioni. Quanto è bello anche per la mente fare del bene? Ma è una cosa bella e importante, soprattutto per chi come noi ne ha delle possibilità, lo può fare. Io sono venuto l'anno scorso qui per la prima volta e ho conosciuto delle persone splendide, veramente delle persone splendide, e per me è stato un onore e un piacere venire e conoscere queste persone che hanno la possibilità, che si impegnano per arrivare a questo fine di aiutare le persone, che la nostra presenza è proprio la cosa minima. Ma è importante. Secondo me la meno importante, sono molto più importanti loro che organizzano queste cose. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black. Allora, nuova coppia, non i personaggi, perché Christian Gredina ormai è appassionato, è un habitué del Tennis VIP 2014, per Stefano Colombo invece già più in versione nuova. Ricordiamo Stefano Colombo che vuol dire anche Colmar, quindi mondo dello sci abbinato, una grande azienda di abbigliamento, anche se fate golf. Allora, inizio da lui, perché ti teniamo un attimo in stand-by, che tra poco ti farò anche una domanda di calcio. Qual è il suo punto debole? Il suo punto è non ho ancora visto giocare, datemi pazienza. No, sono molto gasato per poter giocare con Christian, che è un amico e che lavora con noi da tanto tempo, e voglio vederlo anche in questa veste tennista. Come è la tua come prima apparizione qual tennis VIP? È la mia prima apparizione e vediamo come va. Sai che qui fanno le cose sul serio, siamo quasi arrivati a 1 milione di euro raccolti in 9 anni per beneficenza, che credo siano cifre che fanno rabbrividire. Beh, mi sembra una bellissima attività, l'organizzazione, sono appena arrivato, ma tutto si è svolto in modo perfetto, non vedo l'ora di giocare e di poter comunque contribuire a un'ottima causa. Christian Gredina, ormai dicevamo abitué, l'anno scorso eri leggermente claudicante perché si diverte ad andare in moto, in macchina, cioè non riesce mai a stare fermo, d'altra parte un discesista, se non è un pochino così amante del brivido, non è. Quest'anno sei tranquillo, cosa succede? Quest'anno ho anticipato il mio arrivo qui a Monte Carlo. Al tennis, sì, perché Monte Carlo ci devo andare adesso, dopo la partita di tennis, difatti domani vado a Monte Carlo e a giocare a pallone. A giocare a pallone, in più anche, no, l'anno scorso ero andato, è andato anche dopo la partita di pallone, ero andato in moto con Capirossi e ero caduto, mi ero fatto male, avevo il pollice che mi faceva male. Ho fatto un'intervista che mi soffrendo. Quest'anno anticipato, gioco prima tennis e poi faccio il resto. Senti, la bellezza di ritrovarsi comunque ogni anno in mezzo agli amici, per te che spesso e volentieri sei presente? No, è sempre, mi fa sempre piacere, è sempre bello venire qui al tennis. Purtroppo penso che tanti, come anche io, abbiamo problemi per trovare una giornata, perché c'è sempre tutti di corsa a destra e a sinistra, ognuno per i propri impegni, ma si riesce sempre a trovare in 2 settimane, si riesce sempre a trovare un buco per poter venire qui e farci una partita. Questa è una bella occasione. Bene, buon gioco alla coppia inedita con Christian Gredina e Stefano Colombo, Tennis VIP 2014. Grazie.
grandi aziende al Tennis Live 2014 con Kurnis, quattro generazioni di gioielleria, anzi di alta gioielleria e oreficeria, quindi direi il massimo del buon gusto per tutte le donne, per il mondo femminile, ma abbinato abbiamo anche Valentina quest'anno, perché c'è un Save My Bag che è un po' una novità. Allora comincio a curiosare prima nel mondo femminile per quanto riguarda le borse. Innanzitutto sono borse nuove, spiritose, colorate, qual è la caratteristica principale? Allora, Save My Bag si riconosce perché è una borsa leggerissima, fatta in Italia e con un grande contenuto di design, ma accessibile a tutti. Quindi direi un prodotto lavabile in lycra, accoppiato in modo particolare per regalare un tocco di colore a ogni donna? Sì. È una borsa che si adatta a ragazze molto giovani, a donne più mature. Tutte le donne cercano una borsa principalmente leggera, poi il fatto che sia lavabile rende una borsa nuova ogni volta che si... Quindi vedete che le novità non mancano, anche se siamo in un ambiente che parla di solidarietà e abbinato al tennis, allo sport. Direi che quindi il prodotto e la bellezza è anche quella di un Made in Italy, ma anzi forse un Made in Bergamo, che così lo restringiamo e i contorni sono, vero Kurnis, un pochino più. Abbiamo scelto questo abbinamento, uno perché Made in Bergamo, come Kurnis è sempre stato legato a Bergamo, la solidarietà ci aiuta a comunicare che a Bergamo si fa più di quello che si conosce. E in questo caso è nata questa collaborazione perché la società è comunque una società che lavora nel settore della gioielleria, è nata nel settore della gioielleria e adesso ha aperto i suoi orizzonti nel settore della moda. Hanno una grande ricerca e io ritengo che sia per il futuro siano effettivamente quello che tutti vorremmo negli oggetti di lusso portabili. La gioielleria è un lusso che si conserva, che si consegna alle generazioni, abbiamo bisogno anche di un lusso quotidiano. E quindi diciamo che da un packaging può nascere un'idea anche per diventare invece moda e soprattutto accompagnare la donna nel suo quotidiano in modo simpatico, divertente e frizzante. Perfetto, direi che hai sintetizzato in queste qualità, ti ringrazio. Molto ben rappresentata l'Atalanta al Tennis VIP 2014, un capitano Gianpaolo Bellini. Allora, cominciamo a parlare innanzitutto di solidarietà. Sai che con Giovanni Vicini e l'Accademia dello Sport per la Solidarietà si sta arrivando a traguardi veramente importanti. Sì, ormai io vedo che ci si sta avvicinando al milione di euro ed è una cifra credo incredibile. Un plauso assolutamente a Giovanni e a tutti gli organizzatori che da tanti anni stanno portando avanti questo torneo e tutte queste opere di solidarietà, tanto di cappello. E adesso ovviamente penso che l'obiettivo sia arrivare a questo milione, sfondare questo muro e poi andare avanti e non fermarsi più. Senti, una battuta sul calcio, ci state abituando troppo bene tipo così all'Atalanta? Beh, diciamo che è stato un altro campionato davvero bello, però ogni anno si riparte, non dico da zero, ma ogni anno è un campionato difficile, però credo che l'Atalanta in questi anni abbia dimostrato di avere continuità, di avere una, grazie a una base di un gruppo probabilmente solida, collaudata, a un allenatore altrettanto collaudato, a una società che è sempre presente e che vuole crescere. Senti, il tuo punto debole nel tennis qual è? Non dire il tennis in generale, non è vero. Mi hai rubato la battuta. Il mio punto debole del tennis è... Quel punto forte. Io dico il tennis è bello, cioè il tennis mi piace, peccato che bisogna usare la racchetta e la pallina va colpita, perché non sono molto... molto pratico ancora, diciamo un rovescio, dai, non lo so usare benissimo. Senti, non parliamo di situazioni particolari, diciamo solo che il 2014 sarà un anno da ricordare per tantissimi aspetti e basta? Assolutamente sì, sarà un anno speciale. Ciao, un saluto a tutti gli amici del Tennis VIP da Gianpaolo Bellini. The Train! Alla
mia sinistra Giorgio Lamberti, Domenico Fioravanti, il nuoto italiano ben rappresentato al Tennis VIP 2014. Se vi dico Australia vi faccio sorridere entrambi, credo, così aiutiamo anche i nostri ascoltatori a rivivere dei bei momenti, sei d'accordo? Beh sì, abbiamo avuto la fortuna di ottenere grandi risultati tutti e due in quella magnifica terra, è sicuramente un gran bel ricordo. Allora, due medaglie d'oro alle Olimpiadi a Sydney, per te invece il primo nuotatore italiano a vincere una gara di Coppa del Mondo, ah, però aperta in questo caso, ma è sempre l'Australia. Sponda opposta, non ci siamo fatti mancare nulla, orientale, occidentale, insomma. Cioè, quindi, voglio dire, tra medaglie olimpiche, campioni del mondo e tanti altri titoli e soprattutto tanti anni in vasca, per fortuna avete iniziato, credo, entrambi perché eravate gracinini da piccoli e adesso poi il moto, vedete, fa bene, vi porta. Il tennis che cosa vi accomuna? Chi è più forte dei due? Sentiamo prima la domanda. Sicuramente Giorgio, il mio è solo un hobby a tempo perso. Molto tempo perso, invece lui è un giocatore serio. Allora che colpo hai nella racchetta forte? Ma forse un back di difesa, guarda. Sono un mancino, no, ma ultimamente sto giocando poco, anche se è una passione che ho coltivato sin da ragazzo. Poi ovviamente ho optato fortunatamente per l'acqua e poi ho ripreso il tennis in seguito a fasi alterne. Voi lo sapete che avete già realizzato il primo ace importante della serata, che è quello della presenza, perché chiaramente grazie anche alle vostre presenze, vostre di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo eccetera, sta arrivando vicino un grande traguardo, 1 milione di euro raccolti in questi anni dall'Accademia dello Sport di Giovanni Licini. Sì, e mi sa che sarà anche l'unico ace che farò, perché in campo sarà più dura. No, beh, a parte gli scherzi, fa molto piacere. Giovanni mi aveva appunto prospettato questo grande traguardo e nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, quindi con la presenza, due battute, la causa è sicuramente molto importante e ci fa piacere che si possano raggiungere certi traguardi. Il suo punto forte? Il suo punto forte è una grande sensibilità acquatica. Tennisticamente c'è qualche limite, però c'è la gran bella volontà di far bene. Adesso abbiamo capito perché piove stasera, vi volevano mettere a vostro agio. SMV Costruzioni, leader nel recupero conservativo e nelle ristrutturazioni. Plastic, films tecnici e packaging per settore igienico-sanitario.